Brexit hanno deciso di fare ciò che voleva fare Hitler e ciò che voleva fare Napoleone contro la Gran Bretagna. Non ci è riuscito Hitler, non ci è riuscito Napoleone, ci sono riusciti gli elettori inglesi. Siamo alla catastrofe. Ora, non è possibile immaginare in un'economia globalizzata dove ci sono sostanzialmente tre grandi regioni, cioè il Nord America, l'Europa e l'Asia, Cina, non è possibile vedere adesso l'Inghilterra che se ne va indipendente da sola. È un disastro per loro, ma devo dire è una sconfitta anche per l'Europa, non c'è dubbio. Però loro oggettivamente si sono fatti veramente del male, non so come ne usciranno. Io vivo in Inghilterra, e vabbè, probabilmente noi andremo in Irlanda o comunque non resteremo come TF Securities in Gran Bretagna a lungo, quindi questo è chiaro. E come noi la maggior parte delle banche che sono a Londra. È un disastro per loro, gli inglesi, ma va molto bene per L'Oro. Noi che siamo sostanzialmente i leader di mercato in Europa sull'oro fisico, abbiamo visto dopo il Brexit una raccolta di oro in poche settimane di $1 miliardo. Di più, noi siamo passati nei primi 8 mesi del 2008 da 5 miliardi di raccolta a 9 miliardi di raccolta, sostanzialmente dovuti all'oro. Nei primi mesi di quest'anno, sempre nei primi mesi di 8 anni, abbiamo avuto lo stesso scenario, solo che la raccolta è passata da 13,9 a 22. Però più o meno la crescita è questa, una crescita molto forte e decisa. Il cliente che compra l'oro non lo compra a caso, lo compra perché ha paura. Bene, dopo i primi 8 mesi del 2008 abbiamo visto Lehman Brothers. Oggi, nel 2016, se la storia dovesse ripetersi, potremmo rivedere un'altra Lehman. Speriamo che non sia in Europa, ma questa volta credo che sia una banca tedesca. Se l'anno scorso avevo detto che sarebbe stato sotto $60 il barile, abbasso l'asticella e credo che non salga più di $50 al barile. Metterei, per chi volesse comprarlo, uno stop loss a 40. Se rompe 40 scende sotto e l'asticella da 50 scende a 40. L'asticella, o volgarmente cap in inglese. C'è nel mondo eccedenza di petrolio a fronte di una mancata crescita del consumo. Nei prossimi 30 anni ci sarà consumo, ma non di petrolio, di energia. L'energia sarà sempre meno cara e sempre più da fonti alternative. Questo non soltanto negli Stati Uniti, non soltanto in Europa, ma anche nei paesi emergenti. OPEC oggi non ha lo stesso valore e significato di cos'era l'OPEC negli anni 70. Semplicemente perché l'OPEC negli anni 70 aveva il sostanziale monopolio del petrolio. Oggi abbiamo Norvegia, Inghilterra, Russia e Stati Uniti che producono molto più petrolio dell'OPEC e non sono dentro l'OPEC. Quindi oggettivamente la riunione dell'OPEC oltretutto è tra chi? Tra i Wahhabiti che cercano di convincere i sunniti, cioè l'Iran, a diminuire la loro produzione. Insomma, non credo che l'Iran sia proprio così d'accordo, soprattutto dopo aver cercato per 20 anni di uscire dall'embargo. Credo che sia una riunione vacanza e vedrete che non se ne farà niente. Comunque tagliare la produzione adesso anche nei paesi arabi, compreso l'Iran, secondo me avrebbe poco effetto nel prezzo aggregato del petrolio, perché gli Stati Uniti sono ormai praticamente indipendenti energeticamente.